La terra dei fuochi. Sentinella, quanto resta della notte? Ci sono riflessioni che mai dovremmo considerare, appannaggio degli addetti ai lavori. Ci sono risposte, tuttavia, che gli addetti ai lavori sono obbligati a dare. E per addetti ai lavori non intendo solo i politici di ogni ordine e grado, ma anche tutti coloro che nella pubblica amministrazione ricoprono ruoli e competenze dirigenziali. Se non fosse così terribilmente sconveniente nei riguardi di Isaia, al quale ho rubato, mi si perdoni il grave sacrilegio, il versetto del titolo, sarebbe facile chiosare sia sulla fantomatica luce che ripetutamente ci è stato assicurato intravedersi in fondo al tunnel, sia sul silenzio della sentinella che non risponde alla domanda «Quanto resta della notte?». Sì, sentinella, diccelo quanto manca al giorno. O meglio no, sentinella, facci sentire col tuo silenzio, col tuo immobilismo, quanto fonda sia la notte nella quale siamo riusciti a precipitare il nostro vivere, la nostra comunità cittadina, il nostro paese. Sentinella, grida ora, finché hai voce nelle viscere, a che punto è la notte delle terre dei fuochi, delle corruzioni, delle camorre, dei governatori conniventi, degli irresponsabili, dei complici, dei correi, degli indulgenti, dei cinici, dei burloni, dei mentitori, dei falsi. E la sentinella questa volta ha risposto. Per la prima, e spero unica, volta ha risposto. Lo ha fatto alzando il tiro per sorprenderci con effetti speciali, parlando al suo esercito, gregge lui pensa, con onestà intellettuale e non, con consapevolezza, con autorevolezza, con competenza, con coscienza, con etica, ha risposto che il mattino è venuto, o meglio no, non è mai andato via da Portico di Caserta, perché, e di conseguenza la notte, non è mai arrivata. Quella notte scura, cupa, capace di farti dubitare di ogni cosa, quella notte di interrogativi, di venditori di dubbi, di consumatori, di scenari apocalittici, di untori, di veleni, di tossicità, di lupi che non si interrogano sulla loro vita, sul fine ultimo dei loro atti, sul perché ci hanno ridotti così. Quella notte di fuochi che bruciano le campagne, di territori in agonia, di acqua e aria che somigliano sempre più a gas nervini invisibili sprigionati intorno a noi, ad imprigionarci in un lager di morte. Questa notte a Portico di Caserta non è mai arrivata, perché la sentinella ha vigilato, ha ripulito le zone pattumiera, ha prodotto interrogazioni, interpelli agli altri enti, ASL, ARPAC, eccetera. Ha emanato ordinanze, ha creato sinergie tra municipio e polizia locale per la salvaguardia del territorio. Ha telefonato ai governatori delle zone limitrofe, perché la sentinella ha i loro numeri di telefono salvati nella rubrica, che conoscono bene il territorio portichese, essendo venuti sul posto in occasione di tante campagne elettorali. Insomma, a Portico di Caserta non si muore mai per l'aria insalubre, per i veleni interrati, per la merda che brucia, per l'acqua avvelenata. Dunque quella notte a Portico di Caserta non è mai arrivata. Ergo, abimo corde, grazie sentinella. Eppure continuano a chiamarla terra dei fuochi. Ma io di terra non vedo più nulla intorno a me, se non materia contaminata da fusti tossici e sversamenti illegali. Di fuoco non vedo più nulla intorno a me, se non il rosso del sangue versato da piccoli e grandi in nome dell'arricchimento facile e corrotto, e il nero delle ceneri lasciato dal silenzioso dolore delle madri mutilate dei loro figli, e così inevitabilmente continuano a chiamarla terra dei fuochi. Ditelo alle madri che restano e che hanno visto i loro figli andarsene. Ditelo ai giovani che volevano disperatamente non andare. Ditelo a quei figli mai nati dal ventre e dal seme di quei giovani che non hanno scelto di vivere tra queste bestie che ci avvelenano. Ditelo a tutta una generazione di questa umanità alla quale non rimane altro che attendere e scommettere sul prossimo che se ne andrà. Ditelo a tutti i cittadini di Portico di Caserta, che ancora una volta pagano con la moneta più preziosa che esiste in natura, l'anima e il cuore di un amico, un fratello, un figlio, un padre mancato. Ma il sangue versato dal popolo di Portico di Caserta non ha colore, non ha sapore, non ha età, non ha radici, non ha fonte. Lui sa solo sgorgare incessantemente ormai,
scorre e va, dal cuore all'anima, dalla carne allo spirito, lasciando le vene di questo popolo sempre più inesorabilmente vuote e fredde. E ancora e sempre continuano a chiamarla maledettamente Terra dei Fuochi.